svolto stamattina presso l'Hotel Tiber, nella Sala Urania, a Fiumicino, il convegno organizzato da Federpesca dal titolo Pesca Futuro, come rilanciare un settore strategico per il paese. Prima di entrare abbiamo voluto incontrare Gennaro Del Prete, presidente della cooperativa Pesca Romana e consigliere di Federpesca, e Francesca Biondo, direttore di Federpesca. Buongiorno, siamo qua con Gennaro Del Prete, coordinatore regionale di Federpesca, nonché presidente della Pesca Romana della Pesca del CDA di Federpesca. Esatto, siamo oggi una manifestazione molto importante per Fiumicino e per tutto il compartimento della pesca. Sì, come ben vedi la manifestazione proprio si chiama Pesca. Il nostro futuro purtroppo è, dalle voci che girano, è segnato. Nel 2035 Silvia Vincius, il nostro commissario europeo, ha detto che lo strascico nel bacino del Mediterraneo deve essere sospeso. E grazie a Dio il nostro ministro che oggi è qui con noi ha fatto un accordo già con il ministro spagnolo, francese e olandese e stanno facendo proprio fronte muro su questa normativa. Noi dobbiamo solo pensare che se lo strascico dovrebbe scomparire per davvero, parecchie qualità demersiali non esisterebbero più, perché ci sono qualità di pesce che non possono essere catturati con altri sistemi tranne che dello strascico, quindi mancheranno pesci nel nostro sistema alimentare e in più avremo un danno erariale per il nostro paese. Fiumicino vive di pesca, anche di pesca. Fiumicino la pesca. Fiumicino è la prima flotta laziale per unità per tonnellaggi del Lazio. Quindi noi siamo il faro, effettivamente siamo il faro della nostra regione. Ma poi Fiumicino c'è una tradizione. La mia cooperativa è stata costituita nel 1954 ed è una cooperativa che ancora esiste, va avanti e andrà avanti per molto tempo. Quindi almeno per il nostro territorio, per il nostro tessuto sociale, la pesca è quasi una cosa centrale. Cosa ci aspettiamo dalla manifestazione di oggi? Dalla manifestazione di oggi ci aspettiamo quello che vi ho anticipato, che il nostro ministro faccia fronte, anzi noi dobbiamo dire una cosa, il nostro ministro già ha dato prova di voler fare qualcosa per la pesca. Noi quest'anno dovevamo avere altri 7 giorni aggiuntivi di fermo aggiuntivo sui 54 che avevamo e invece è ritornato indietro. Possono essere 61 giorni e ne faremo 55 e ancora lui è convinto che si possa tornare ancora indietro. Noi dobbiamo dire solo una cosa, che la TUSCI ha certificato che le tre marine che fanno questo fermo particolare a giugno ha gli stock in crescita del 30%, quindi il mare salvaguardato, stock in crescita e molto presto vi anticiperò che ripartirà di nuovo la raccolta delle plastiche che già abbiamo fatto nei 3 anni di Covid con un risultato eccezionale, perché siamo arrivati quasi a 90 tonnellate di plastica recuperate. Avete contribuito a pulire, quindi il valore della pesca a costo. Grazie mille. Buona giornata. Siamo con Francesca Biondo, direttore di Federpesca Nazionale. Abbiamo il piacere di incontrarla, buongiorno, e di chiederle impressioni di questa giornata, di questa iniziativa, da che cosa nasce, per quale motivo è qui. Assolutamente, siamo qui perché oggi abbiamo organizzato questa iniziativa di Federpesca, nella quale abbiamo invitato tutte le marinerie italiane a partecipare. Il titolo dell'iniziativa è Pesca Futuro, come rilanciare un settore strategico per il paese, perché noi crediamo che il settore della pesca, sebbene sia un settore che ha molti problemi e molte difficoltà, è un settore che ha ancora voglia e vuole dimostrare di credere nel futuro produttivo di un comparto fondamentale dell'approvvigionamento alimentare del nostro paese. Quindi oggi ci confronteremo con il ministro Lollobrigida, con l'assessore regionale con delega anche alla pesca Giancarlo Righini, con il comandante generale della Capitaneria di Porto Nicola Carlone, con il direttore generale del Ministero della Sovranità Alimentare Francesco Salerio Abate. Abbiamo scelto Fiumicino perché Fiumicino è una delle marinerie più vive, più attive di Federpesca, in cui in maniera diversa da tante altre c'è ancora invece una grande presenza di giovani, e quindi abbiamo voluto puntare su questo per dire appunto che crediamo nel futuro della pesca italiana. Grazie infinite.
porto i saluti della nostra città, la città di Fiumicino, e ringraziamenti a Federpesca per l'organizzazione di questo importante momento di confronto su uno dei settori, quello della pesca, cruciali per la vita della nostra città insieme all'agricoltura e all'allevamento. Noi siamo felici. Abbiamo qui anche l'assessore regionale Righini, da sempre attento al territorio di Fiumicino e alla pesca in modo particolare. Pesca futuro, lei quale futuro immagina per questa pesca e per quale futuro sta lavorando per questa pesca? Da anni? Stiamo lavorando in assoluta coerenza e continuità con quanto ha già rappresentato il ministro Lollobrigida, difesa e valorizzazione di questo straordinario patrimonio, di questa autentica eccellenza della nostra filiera alimentare rappresentata dal pesce migliore del mondo, e di cui il Fiumicino è sicuramente uno dei migliori interpreti. Io sono grato a chi mi ha introdotto la loro, chi mi ha dato notizie preziosissime. Siamo su Nonno Ciro, che è la barca di Gennaro del Prete, che insieme a Stefano Costa è stato per me fonte di notizie importanti, preziose, di chi riesce a conciliare e coniugare l'esigenza di tutela ambientale del mare con l'opportunità di crescere, di sviluppo economico e di costruzione attraverso il proprio lavoro e la propria fatica di ricchezza, per dare occupazione e per dare anche ai tanti ristoranti di questa straordinaria città un'opportunità di grande qualità, riconosciuta ovunque nel mondo, perché quando si vuole mangiare il pesce nel Lazio si va a Fiumicino, si va ad Anzio, si va in quelle località dove esistono delle marinerie straordinarie che rappresentano l'eccellenza del nostro territorio. Grazie infinite. Grazie a voi. E buon Fiumicino ha visto da sempre nella pesca una delle attività più importanti della propria vita, del proprio sostentamento e dei propri cittadini. Negli ultimi anni è stata devastata e la vediamo oggi qui, è un segnale importante. La verità, non è la prima volta ovviamente che vengo qui. Quando ero assessore ai trasporti e ai porti ero qui sempre con i pescatori insieme a un'autorità portuale che all'epoca era discretamente più efficiente di quello che è stato nell'ultimo periodo, aveva l'idea del rilancio, una grande attenzione alla portualità. Poi insomma abbiamo perso alcuni anni purtroppo anche in questa regione, oggi il nostro assessore Righini ha ricominciato insieme agli altri del governo Rocca ad attenzionare quelle che sono le località strategiche per rilanciare il nostro sistema produttivo. Fiumicino peraltro ha una filiera tra virgolette chiusa, nel senso che producono e le persone che possono beneficiare dello straordinario pesce che viene pescato dalle nostre marinerie lo mangiano anche direttamente qui, per quanto possibile, ovviamente anche venduto su altri mercati, ma qui può essere il punto centrale del sistema che dimostra come la qualità della pesca, la qualità della trasformazione, la qualità della distribuzione possa portare un valore aggiunto, creare ricchezza, creare lavoro, che è l'obiettivo che ci poniamo tutti, ma bisogna decidere poi di metterlo in pratica dando sostegno a chi ancora continua a svolgere questa attività e che ha bisogno di vedersi riconosciuto il proprio ruolo e anche messo nella condizione di continuare a svolgere questa attività, perché in questi anni diciamo in Europa si sono concentrati molto a convincere gli agricoltori a non coltivare e i pescatori a non pescare. È finita questa epoca, perché pensare di comprare prodotti da nazioni che oggi te li danno e domani potrebbero non darteli o farti pagare 100 volte di più e sei costretto per mangiare a farlo, è un errore che tutti oggi hanno la consapevolezza esista, anche in relazione alla guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, che ci ha messo di fronte esattamente a quanto può avvenire da un giorno all'altro di inaspettato. Oggi lo sanno tutti, noi lo diciamo da un po', e credo che reinvestire sulle nostre imprese aumentando la possibilità di creare lavoro e creando anche altre imprese che lavorino insieme a loro sia l'obiettivo migliore possibile. Grazie. Grazie. Buona giornata.